stopped. You can rewind and send back now. 22 dicembre 1928. Nasce a Torino Piero Angela. Grazie, buonasera. Buonasera e benvenuti a questa nuova serata Quark, dedicata questa volta all'Elisir di lunga vita. Nei primi anni 50 approda al giornale Radio Rai e quando cominciano le trasmissioni televisive si occupa del telegiornale. Buongiorno, ecco alcuni degli argomenti di cui parleremo nel nostro telegiornale di oggi. Corrispondente da Parigi e poi da Bruxelles, è uno dei primi conduttori del TG delle 13.30 e quando nel 1976 nasce il TG2 presenta la prima edizione. Comincia ad occuparsi di programmi di approfondimento scientifico. Lo spazio e le scienze cognitive sono solo i primi argomenti. Potremmo diventare una civiltà extraterrestre, cioè nel senso che alcuni abitanti della Terra cominceranno sempre più a vivere, a trasferirsi nello spazio e finiranno per abitarvi. Lascia i TG e si dedica pienamente alla divulgazione scientifica per il grande pubblico, con Quark e poi con Super Quark. Ha ottenuto molti riconoscimenti, onorificenze e diverse lauree ad honorem.